Beh, che io parta titolare non ancora certo, però c'è la probabilità. Siamo in ballottaggio io e Altobelli sicuramente, ma chiunque partirà titolare darà il massimo come farebbe chiunque che ha meno spazio. Tutte le partite comunque bisogna portare a casa un risultato. Questa qui è più importante perché è una diretta concorrente. Noi abbiamo comunque 5 punti di distacco e dobbiamo aumentare questi punti. Sarà una partita difficile perché loro vengono da un risultato positivo e noi dobbiamo affrontarla come tutte le altre, dobbiamo battagliare e dobbiamo cercare di fare tutte le cose che ci dirà il mister in questa settimana. Io fortunatamente avevo fatto sia la difesa a 3 che la difesa a 4, quindi la mia preferenza non c'è, mi trovo bene con tutte e due le difese. C'è da dire che a tre sei un pochino più coperto, però non trovo tutte queste differenze, perché comunque con un modulo a 5, se tu scali col quinto, alla fine è sempre una difesa a 4, cambiano gli interpreti, però mi trovo bene con tutte e due le difese. No, sicuramente non è il modulo, perché ci sono molte dimostrazioni che anche con il 3-5-2 in altri campionati c'è chi anche vince i campionati. Sicuramente dobbiamo metterci di più noi, sia partendo dal portiere, difensore, centrocampista, attaccanti, e vediamo che poi arriverà il risultato. Comunque loro anche giocano col 3-5-2, hanno due attaccanti di categoria, non molto veloci, ma comunque d'esperienza. Noi difensori innanzitutto ci studiamo le loro caratteristiche, come farebbe l'attaccante col difensore. E cerchiamo di fare una partita aggressiva, aumentando l'intensità. Cercheremo di fare la nostra arma, l'intensità, appunto.